Ecco, a me pare che nell'incontro con l'altro, nell'accoglienza, sia fondamentale una metodologia che un autore che si chiama Kurt Wolff definisce di resa e cattura. Cosa significa resa? Beh, il processo di resa è legato al fatto che noi, quando incontriamo o vogliamo conoscere persona, rinunziamo a quello che è il nostro sapere precedente, quelle che sono le nostre ideologie, a quelli che sono i nostri punti di vista, perché altrimenti questi ci impediranno di capire l'altra persona. L'altra dimensione è quella della cattura. Cosa significa cattura? Significa non prendere materialmente in ostaggio una persona, ma significa capirla, conoscerla, apprezzarla, stimarla fino in fondo, conoscerne i valori, conoscere le scelte, conoscere gli orientamenti, conoscere gli atteggiamenti. Naturalmente per fare tutto questo io mi devo porre in una situazione di grande attenzione, di grande cautela, di grande rispetto, osservare attentamente, osservare con tanta sensibilità. Allora sì, è possibile arrivare ad una conoscenza migliore. Senz'altro migliore rispetto a quella che noi presumiamo di avere ancor prima di parlare ed incontrare qualcuno.